Colui che Pio XII chiamò grande apostolo di carità, padre dei poveri, insigne benefattore dell'umanità afflitta, nacque a Pontecurone, diocesi di Tortona, il 23 giugno 1872. A 13 anni fu ammesso fra i frati minori di Voghera, ma dopo pochi mesi una polmonite lo costrinse a rientrare in famiglia. Ristabilitosi, nel 1886, per interessamento del parroco, fu accolto a Torino nell'oratorio salesiano, vivente ancora Don Bosco. L'impronta ricevuta dal santo non si cancellerà mai dal suo animo, spingendolo a occuparsi della gioventù. Dopo 3 anni, però, anziché farsi salesiano, entrò in seminario a Tortona, dove poté continuare gli studi e pagare la retta lavorando come sagrestano e alloggiando in una stanzetta situata sopra il Duomo. Lì scoprì la sua definitiva vocazione, cominciando ad occuparsi di un bambino che era stato allontanato dalla scuola di catechismo. A quello se ne aggiunsero altri, e così nel 1892 il giovane chierico inaugurò un oratorio dedicato a San Luigi e, l'anno dopo, un collegio, subito frequentato da un centinaio di ragazzi. Il 13 aprile 1895 fu ordinato sacerdote e si dedicò alla predicazione, alle visite ai poveri e ai malati, alla lotta contro la massoneria e alla diffusione della buona stampa. In occasione del terremoto di Messina, 1908, fu eletto da Pio X vicario generale di quella diocesi, prestandosi a tutti i soccorsi e raccogliendo gli orfani che inviava nei suoi istituti. Lo stesso fece nel 1915 per i terremotati della Marsica. Per la direzione delle sue opere, fondò la Congregazione dei Figli della Divina Provvidenza e le Piccole Missionarie della Carità. Inoltre, per sostenerne l'apostolato con la preghiera, diede vita agli eremiti della Divina Provvidenza e alle suore sacramentine, accogliendovi anche persone cieche. Mandò i suoi figli e le sue figlie in Brasile, in Argentina e in Palestina, organizzandovi scuole, colonie agricole, parrocchie, orfanotrofi, case di carità dette Piccolo Cottolengo. Don Orione morì a Sanremo il 12 marzo 1940. Giovanni Paolo II lo beatificò nel 1980 e lo canonizzò il 16 maggio 2004.